sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù, c'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free ed Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Anche oggi non so da dove iniziare. Tralascio due notizie per me molto importanti. Saluto con gioia, anzi con un triplice colpo di martello, la vittoria di Wilders in Olanda. Dicono che è un populista, è un sovranista. A me piace, io mi rivedo nell'atteggiamento, nelle idee di Wilders. Il suo partito ha raccolto quasi il 30% in Olanda. E ora definiamola con queste invasioni bibliche. La gente ne ha le scatole piene. Ci sono interi quartieri in Olanda in mano all'Islam. E quindi gli olandesi giustamente hanno dato un segnale importante. Ma tralascio questa notizia, la riprenderò nei prossimi giorni. E tralascio anche la notizia che riguarda Roberto Speranza, il compagnuccio doc. Ve lo ricordate? Il ministro della sanità, della salute, che ha sulla coscienza la morte di migliaia e migliaia di italiani. Bene, è stato finalmente indagato dalla Procura di Roma per omicidio, grazie anche ai coraggiosi servizi di Mario Giordano con la sua trasmissione Fuori dal Coro. Quindi avrei già due notizie da cavalcare, ma le metto in ghiacciaia perché voglio fare alcune osservazioni che riguardano la situazione italiana. Sono stanco di sentire parlare della morte di Giulia Cecchettin. Pace all'anima sua, poverina, ma basta, un casino della malora, è opera di un assassino questo femminicidio. Però cosa ha provocato? Lo sapete? Siete informati per le ultime notizie? A volte mi domando, ma a Roma abbiamo un governo di centrodestra o di centrosinistra? Sono disorientato, lo dico con assoluta considerazione della realtà dei fatti, con assoluta convinzione. Il ministro Valditara, secondo me, preso dal vortice di questo malcontento popolare, su pressione forse di qualche amico della sinistra, sta allestendo un provvedimento che ha del clamoroso. Vogliono creare nelle scuole dei corsi per educazione sessuale, educazione sentimentale. Mamma mia! Povera la mia Italia! Ministro Valditara! Ma dove ci vuole portare lei?
Prepariamoci a vedere nelle scuole gli influencer. Io quando sento parlare gli influencer mi inquieto. Entreranno nelle aule scolastiche con le loro dottrine di sinistra, la Ferragni, Fedez, i Cecchi Paone, la Selvaggia Lucarelli. Insegneranno a fare educazione sessuale. Che devono insegnare a come si fanno certi rapporti strani, rapporti orali, baci in bocca. Vergognatevi. E un altro di buono che mi fa riflettere: Fedriga dovrebbe essere della Lega, il governatore del Friuli Venezia Giulia, e parlo virtualmente con i miei amici friulani. Avete sentito la lieta novella? Fedriga stanzia 228.000 euro, anche lui, per corsi sessuali. Vedete, la morte di una ragazza cosa provoca? Io non ho parole, sono sbigottito. Pregherei la regia del nostro Simone, dai, di mostrare qualche contributo a supporto delle mie lamentele. Io non credevo che si potesse giungere a tanto. Quando ammazzano delle povere italiane, questi sacchetti a perdere stranieri, dove sono le femministe? Dov'è la Selvaggia Lucarelli, la Ferragni? Non vi scandalizzate. Avete fatto un casino del diavolo per la morte di questa povera ragazza di Vigonovo e continuate con la stessa sinfonia. Ecco perché ho detto: sono stufo, sono stanco di sentire parlare di Giulia Cecchettin. Pensiamo ai guai nostri. Dai, regia, Valditara vuole gli influencer a scuola per educare alle relazioni, psicologi e influencer in classe per educare alle relazioni. E ancora, regia, il piano Valditara per l'educazione sentimentale a scuola, un'ora con psicologi e influencer, 12 incontri annuali. Ministro Valditara, a quale relazioni lei si riferisce? I ragazzi a scuola devono imparare a studiare. Io inorridisco e mi preoccupa il silenzio di Giorgia Meloni. Giorgia, noi siamo di destra, abbiamo dei valori da rispettare. Che ci azzecca sta educazione sentimentale a scuola? Vogliamo far vedere ai bambini come ci si bacia in bocca? A proposito, regia, soccorrimi, fai vedere quel bacio di qualche tempo fa cui ho dedicato già la mia attenzione e parlai dello schifo dello spettacolo italiano che fanno vedere in televisione in prima serata. Il governo Meloni lancia il piano Valditara contro il patriarcato. Gli influencer andranno nelle scuole e insegneranno a baciarsi in bocca come questi due signorini. Avete capito bene? Quindi io parlo di una disfatta, almeno per me, ecco, per me. Lascio stare Valditara, la Meloni, io che sono di destra e non mi vergogno di dirlo, fino alla morte sarò coerente con le mie idee.
ditemi su di tutto, io non offendo nessuno, ma ho il diritto di censurare questi provvedimenti blasfemi. Ma come puoi tu parlare di influencer, gente con gli orecchini dappertutto, tatuati? Sarà una tragedia. Io già comincio a vedere qualcosa. Noi dovevamo tenere una linea Maginot su certe questioni. Ecco perché mi preoccupo, e non poco. Forse la sinistra non avrebbe fatto tanto. Ed è per questo che mi chiedo se a Roma abbiamo un governo di centrodestra o di centrosinistra. E dov'è Salvini? Matteuccio Salvini, anche a te! Matteo Salvini, chiama il tuo figliocciola Fedriga e digli da parte mia, con il massimo rispetto, si intende, che si deve vergognare. Quei 228.000 euro Fedriga li avrebbe dovuti utilizzare per i poveri friulani, opere sociali. Che ci azzecca sta situazione amorosa? Non ho parole. Mi fermo una manciata di secondi, dai, e non ho ancora finito, perché è giusto che io dia risalto a queste notizie che offendono la nostra cultura, la nostra identità, e perché no, che offendono la nostra mentalità di destra. Questi provvedimenti, Valditara, Meloni, non ci appartengono. A scuola i ragazzi devono imparare a vivere, devono fare lezioni sulle varie materie, e non su come ci si bacia, e non su come si possa inchiappettare una persona, e non su come si possa baciare in una certa maniera. Ma come fate a non vergognarvi, viva Dio? Una manciata di secondi e poi vado a chiudere. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Lega Nazionale per la difesa del cane, perché gli animali hanno un cuore. Vieni al Parco Zoofilo San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Vieni ed adotta uno dei tuoi migliori amici a quattro zampe. Aspettano impazienti le tue coccole. Parco Zoofilo San Francesco, più di 4.000 adozioni in 10 anni, aperto tutti i giorni, festivi compresi. Ricorda, Parco Zoofilo San Francesco, via Borghetto 1, a Presina di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova, perché gli animali hanno un cuore. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free ed Internet. Velocemente ricordo il canale giusto per seguirci e per essere adeguatamente informati a 360 gradi nelle televisioni nazionali e anche in quelle private. Non sentirete mai parlare di queste cose, perché fanno il lavaggio di cervello, perché ti chiudono la bocca con soldi, con promesse elettorali, assunzione di posti. Noi siamo liberi, siamo poveri, lo confesso, ma siamo ricchi dentro. Abbiamo una nostra cultura da difendere. Qui stanno rovinando i capisaldi. Quindi ricordatevi, canale 170 del digitale terrestre. Oltre a questa trasmissione, l'opinione,
che va in onda alle 20:30 da lunedì al venerdì alle 6 del giorno successivo. Ricordo che conduco un'altra trasmissione un po' più corposa, La Voce d'Italia, dal lunedì al venerdì in rigorosa diretta con ospiti in studio, per il momento dalle 18:30 alle 19:45. Se non trovate subito il canale, effettuate la risintonizzazione. Un invito ai miei fedelissimi: per contattarmi non scrivete sulla pagina Facebook, scrivetemi sul profilo Facebook, va bene? E poi, se volete, iscrivetevi ai miei canali, innanzitutto YouTube e Telegram, cliccando Spatalino TV. Chiudo facendo i complimenti, almeno sotto l'aspetto della gratificazione, a Winders. Non so se ho pronunciato bene il nome di questo olandese, dicono che è un sovranista, eccetera, eccetera. Fai vedere questo contributo. Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, è stata una delle prime a congratularsi con Geert Wilders e il suo partito per la loro spettacolare performance alle elezioni legislative, che conferma il crescente attaccamento alla difesa delle identità nazionali. La vittoria di Wilders potrebbe essere accolta con preoccupazione a Bruxelles, date le profonde radici euroscettiche del Partito per la Libertà, ma altri la vedono come l'inizio di una nuova era. Il primo ministro ungherese, il nazionalista Viktor Orbán, ha usato un'immagine del gruppo rock Scorpion, salutando con la hit del gruppo Il vento del cambiamento sui social media. Anche il leader dell'estrema destra italiana Matteo Salvini ha accolto con favore l'amico e alleato della Lega. Il vincitore delle elezioni è stato anche definito il Trump olandese. Geert Wilders ha costruito la sua carriera sulla lotta a quella che definisce l'invasione islamica dell'Occidente. Avete visto questo servizio? È chiaro che la Marine Le Pen, tutti si complimentano, perché la gente, credetemi, non ne può più. Gli islamici stanno conquistando il mondo, dobbiamo proteggerci, che restino a casa loro. Io la penso in questa maniera, e domani riprenderò da questa notizia l'opinione per parlare poi di quell'altra notizia che riguarda Speranza. E ora definiamola! E valga il vero! Anche per oggi penso che possa bastare. Grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor e un grazie al nostro Simone per la parte tecnica. Arrivederci!